Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Anche oggi vi mostrerò la recensione di un'espansione di Time Stories senza spoiler. Comunque la suddivido in tre step in modo tale che ognuno di voi possa calibrare, a seconda del proprio livello personale, il livello di spoiler che vorrà sapere. Lo step 1, prima della sigla, semplicemente mostra il titolo e l'ambientazione in cui sarete calati in questa avventura. Lo step 2, subito dopo la sigla, farà una specie di mini panoramica di quello che troverete all'interno della scatola come dinamiche, come complessità, come tipologia di avventura, e poi vi lascio 5 secondi per decidere se vedere proprio con i vostri occhi qual è l'immagine che vi si para davanti al termine del setup non appena sarete catapultati all'interno dell'avventura. Vedrete quindi solamente il retro delle carte che vi si pareranno davanti. Sto quindi per mostrarvi Expedition Endurance, un'espansione per Time Stories. Dovete avere il gioco base per poterla giocare, sempre per 2-4 giocatori. Questa volta l'autore è lo Space Cowboys Team, perché è stato il team insieme ad alcuni fan, insomma, è stata una specie di design corale di questa espansione. Anche le prossime dovrebbero avere lo stesso tipo di design. In questo caso l'edizione che vi faccio vedere è quella edita dalla Space Cowboys, ma l'attendiamo in Italia anche da parte della Asmodee. In questo caso è ambientata nel 1914 Normal Time, proprio in previsione del naufragio, diciamo, della spedizione Endurance che si aggirava in Antartide. Come sappiamo, la spedizione è andata storta e dovremmo cercare di capire cosa è successo. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. L'atmosfera che troverete all'interno di questa avventura è un qualcosa di diverso ancora rispetto alle precedenti. In questo caso non ci sono né enigmi difficili o enigmi bloccanti e nemmeno tanta azione. In realtà è una cosa un po' alla Silent Hill, se mi passate il paragone, ovvero sia vi troverete a girare per questa nave nei ghiacci e dietro ad ogni porta avrete la sensazione che ci sia sempre qualcosa di brutto. Se aggiungete una piccola colonna sonora, un po' di tensione da YouTube, vi assicuro che migliora il tutto. È come se sapeste che sta per succedere qualcosa, però in realtà no, non succede. In realtà poi succederanno anche delle cose, vi tranquillizzo da questo punto di vista, non è solo un'avventura da leggere e basta. Però avete questo senso crescente di inquietudine. Dovrete cercare di impersonare bene il vostro personaggio, perché più che risolvere un grosso enigma, dovrete cercare di fare una composizione di un quadro. Avrete tanti indizi e a seconda del vostro personaggio avrete indizi di tipo diverso. Vi dico solo che c'è un personaggio, ad esempio, che non sa leggere, e quindi se volete interpretare bene l'avventura, se trovate qualche scritta, di fatto non potrete trasmettere ai vostri compagni, o comunque non potrete decifrare certi tipi di cose, ma chiaramente ha caratteristiche di altro tipo questo personaggio. E quindi niente, arrivate in fondo all'esplorazione della nave che dovete aver tenuto ben presente tutto quanto. Per quanto riguarda la mia impressione sull'avventura stessa, vi posso dire che mi è piaciuto moltissimo tutta la prima parte che vi ho raccontato, questa tensione che c'è. Mi sono trovato molto immerso all'interno del gioco e ci trovavamo a dover discutere tanto, nonostante, come vi dicevo, la sensazione fosse di semplice inquietudine. Non c'erano veri e propri misteri da risolvere o problemi da mettere in tavola, ma volevamo coordinarci bene perché davvero c'è da stare attenti. Vi posso dire che c'è anche una sorta di piccolo legacy nascosto all'interno dell'avventura stessa, e anche questo è sicuramente un punto a favore, ovvero sia alcuni giocatori in alcune condizioni dovranno giocare l'avventura stessa, ma soprattutto le future, in maniera un po' diversa. Non vi dico di più perché potreste non incapparci, o se ci incappate comunque alcuni giocatori non possono dirvelo, e i nostri al tavolo hanno avuto l'accortezza di non raccontarci che cosa, quindi loro sanno che cosa dovranno fare nelle prossime avventure, ma non ce l'hanno detto. Da un certo punto di vista, però, della soddisfazione finale, posso dirvi che il finale non mi ha soddisfatto di questa avventura. Non lo so, è come se tutto questo crescendo mi avesse portato a pensare che avrei scoperto chissà quale finale, invece il finale è come se scivolasse fra le dita dei giocatori, che da un lato ci sta, perché davvero tutto quello che mettete in piedi capite che non potete padroneggiare il quadro generale, però non lo so, diciamo che se dovessi valutarlo senza il finale sicuramente prende un gran voto questo Endurance. In realtà con questa piccola delusione finale, poi piccola dal mio punto di vista non è detto che sia così anche per voi, anche perché non sono così convinto che le strade siano tutte uguali per arrivare al finale, beh ecco, me l'ha fatto un pelo scendere nel mio indice di gradimento. Direi quindi che vi saluto con un ciao e alla prossima, e metto 5 secondi per farvi decidere se volete sbirciare un po' com'è la grafica, com'è l'impatto visivo dell'Endurance quando ci arriverete, oppure no. Ciao!
Come potete vedere, inizierete l'esplorazione sulla nave stessa. La mappa vi fa vedere la nave vista dall'alto. In particolare partirete dalla sala delle caldaie, che come potete osservare avrà la caldaia rotta. Quindi tutto quanto è diventato ghiacciato, molto statico, quasi morto. Il blu di fondo sarà un po' ripreso su tutte le immagini delle carte e quindi vi darà proprio anche questa sensazione di freddo. Freddo che dovranno affrontare questi sei personaggi che vedete qua. Ognuno molto diverso dagli altri per quanto riguarda le caratteristiche di esplorare alcune parti della nave o alcune modalità di esplorazione della nave. Come vi ho anticipato, uno fra essi non sa leggere, lascio a voi capire quale fra questi qua, e vi faccio notare che nel Codex 1 avrete una nuova dinamica che dovrete gestire all'interno della partita stessa, che è quella un po' che andrà a variare l'esperienza di gioco per ciascun gruppo. A questo punto copritevi bene che fa freddo e in bocca al lupo!